Buongiorno a e bentornati a tutti, qui è il vostro Mr. Frubis come avrete visto dalla scarrellata iniziale oggi parleremo del mouse Logitech G502 ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like e entrare nel mio canale Discord siete sempre i benvenuti partiamo subito col mouse e oggi avremo un video un po' diverso dal solito le inquadrature perché... Il video viene meglio fatto così, allora le prime cose so che ci sono da sapere su questo mouse, come vedete, io ce l'ho qui, questa è la sua confezione, e questo è il mouse. Il mouse è semplicissimo: come colorazioni, ha semplicemente il logo che cambia colore e la lucina di fianco che vi segna il profilo, tre lucine dove vedete quel triangolo grigio. Comunque di colorazioni non ha niente di eclatante, ma le sue peculiarità sono ben ben altre. Andiamo subito sul sito della Logitech e vediamo di cosa stiamo parlando. La prima cosa che c'è da sapere quando vi arriva a casa il mouse e lo aprite è quella di andare a scaricare il software per poter personalizzare al meglio il vostro joypad. Vi recate su questo sito qua, Logitech.g.com viene download per windows o per mac e qui scaricherete questo software qua questo software vi permetterà di controllare al meglio tutti i vostri apparati logitech un po come succede per Razer col synapse 3 ma andiamo a vedere il nostro mouse allora abbiamo un mouse che come vi dicevo prima ha molte peculiarità come vedete in questa foto c'è subito un salto un tasto che salta all'occhio allora parliamo un po' subito delle specifiche non guardate il prezzo perché il prezzo è molto diverso è molto inferiore mouse che pesa 121 grammi con possibilità di variazione di peso perché vi danno un kit di pesetti che dopo vi farò vedere da attaccare sotto 11 tasti completamente personalizzabili 40 g di forza di accelerazione le peculiarità più grosse sono che questo mouse vi permette di fare delle macro Ebbene, sì, vi permette di avere il fuoco rapido sulle armi, vi permette di avere il respiro automatico sul cecchino. Ha ah, un tasto, questo qua, che vedete qua, che vi mostro, ve lo faccio vedere anche sul mouse, che sarebbe questo tasto qui, che vi indico col dito che è il tasto sniper ossia quando voi state giocando quando premete quel tasto lì nella situazione di utilizzo del cecchino il mouse vi va a rallentare in automatico la mira abbassando drasticamente i dpi a quello che voi avete impostato parliamo di dpi questo mouse può andare da 100 a 25600 dpi a 1000 Hz di polling rate 1 millisecondo di ritardo e qui finiscono i suoi grossi vantaggi come vi ho accennato prima ha una funzione comodissima che è lo scroll up veloce e vi faccio vedere subito che cosa intendo per scroll up veloce se io apro un pdf qua ok cosa succede che se io vado a premere questo tasto qua sul mouse scusate ve lo sposto questo tasto qua sul mouse praticamente la rotella guardate Gira in continuo, non si ferma più permettendovi guardate che come gira veloce, vi permette di scrollare velocissimamente le pagine, poi ripremiamo il nostro tasto e lei è di nuovo bloccata come prima. Questa è una funzione di questo mouse. Ma adesso, una volta che avete scaricato il vostro software, vi troverete in questa situazione come vedete passiamo ancora una volta sul nostro logitech che ve lo faccio vedere un po meglio ragazzi come vedete è molto molto millantato quello che vi dicevo 25.000 dp 11 pulsanti completamente programmabili i pesetti che vi danno in dotazione praticamente si alloggiano qua su questo esagono adesso ve li farò vedere e qui trovate i tasti. Come vedete avete il click primario del mouse, il secondario, la rotella ha tre funzioni, quindi destra, sinistra e la pressione verso il basso, avete aumento dei DPI e abbassamento dei DPI, tasto sniper, pagina avanti, dietro per il web e questo qua vi cambierà i cicli di luce che avete scelto. Come vedete l'illuminazione vi dicevo non è Granché perché avete il logo di Logitech e queste tre luci che sono quelle che vi dicevo, che a seconda di quella che è illuminata avrete un profilo selezionato. Perché lui ha fino a 5 profili memorizzabili, quindi non dovrete stare ogni volta a smanettare. Ma se giocate a più giochi differenti, vi basterà cambiare il vostro profilo e il gioco è fatto. Pulsante cambio DPI che vi dicevo prima, eccolo qua, leggete qua, aumenta ulteriormente il controllo sul tuo gioco con funzionalità di passaggio istantaneo tra diversi livelli DPI, dalla sensibilità alta a quella bassa, tieni premuto il pulsante cecchino, leggete il pulsante cecchino posizionato comodamente sul lato sinistro del mouse per passare rapidamente al puntamento di precisione da cecchino. Ecco, qui, qui potremmo spendere, ragazzi, un po' di parole, ma io non mi voglio dilungare, ma con questa frase mi rivolgo agli haters, quelli che passano a insultare sul canale. Capite bene che prima di passare a insultare sul canale dovreste informarvi, ma informarvi bene, perché? Perché qualche tempo fa mi è successo di affrontare questo discorso su questo tipo di mouse, questo come i Razer fanno tutti la stessa cosa. Con un ragazzo che praticamente parlava della Cronus eh, malamente, io faccio ma tu giochi da PC, io gioco da PC, faccio che mouse usi e mi dice RZR e Atadder. Gli dico quindi tu lo usi normale o lo usi le macro? Mi fanno io le macro non le uso. E io ho detto ah ok quindi tu saresti l'unico onesto. Che, che mi viene a dire che ha comprato la Ferrari per andare ai 130 in autostrada il discorso è quello quello che dico sempre è prima di parlare prima di venire a insultare sul canale informatevi chiudiamo la parentesi continuiamo con il nostro mouse come vedete qui siamo sul software Logitech G-Hub che adesso vi mostrerò e questi sono i pesi che si vanno a inserire sotto come vi dicevo prima vi danno una confezione con questi pesi qua li si mette sotto e il mouse diventa leggermente più pesante questi sono i colori che si possono andare a cambiare del vostro logo ma niente di più adesso andremo a vedere cosa succede con il nostro logitech eccolo qua abbiamo il nostro software come vedete io ho anche la webcam c920 e posso gestire al meglio tutti e due i dispositivi. L'iro è collegato, vi basterà premere qua e siete dentro il menu del vostro Iro. Siamo nel menu del nostro Iro. E come vedete, la prima cosa che si alza agli occhi sono quassù su le impostazioni per le luci, potete cambiare i vari effetti fisso circolare. Addirittura ce n'è questo qua. Vi permette di far andare gli effetti a seconda dell'audio. Comunque, un po' di modalità, la velocità delle luci, la luminosità, ma niente di... non è che questo mouse è un albero di Natale, no? è semplice, serio, ha tutto quello che deve avere. È, diciamo è il mouse serio, no? è quello in giacca e cravatta. Perfetto. Andiamo a vedere qua che cosa troviamo. Allora, innanzitutto l'ultima parte, come avevate già visto sul video della Chronos Den con eh, mouse e tastiera da PC, dove avevo portato la Tartarus e questo mouse, lui è impostato a 6000 DPI, ma qui voi potrete scegliere di assegnare tutti i DPI che volete, potete anche poi cambiarli mentre state giocando con i tasti dedicati. I due tasti posti a sinistra del mouse e qua troviamo il nostro mouse con tutte le funzioni che vi ho elencato prima come vedete abbiamo clic primario clic secondario il tasto per alzare di quello per diminuirlo qua sotto abbiamo la pagina avanti e pagina indietro del web in questa posizione qua e più sotto ancora il famoso tasto cecchino ok la rotella come vi dicevo funziona alla pressione e sia spostando la destra che a sinistra ha anche una funzione e questo qua vi dicevo uno è il pulsante che sblocca la rotella quindi avrete la funzione comoda per leggere i pdf lunghi basterà ripremerlo e lei sarà di nuovo bloccata e questo pulsante qua vi serve per cambiare i profili ok ma cos'è la cosa di più che voglio farvi vedere allora Innanzitutto i tasti si possono assegnare dei comandi, questo mouse è utilissimo per chi anche fa editing, usa Photoshop, usa Lightroom, tutti quei programmi lì dove eh, molti comandi sono dati dalla tastiera. Le azioni, il, ta il mouse si può già collegare direttamente, vi riconosce dei programmi, quindi potrete andare a fare eh, a seconda dei tasti che premete già delle cose, come vedete qua tipo io utilizzo su OBS ci sono delle, delle funzioni che si possono assegnare ha ah, veramente tanto ma quelle di più che fanno sono queste qua crea delle macro crea nuova macro ragazzi voi con questa qua quando giocate a Warzone potrete decidere già di avere l'auto al bread che è identico a quello della zen o avere il fuoco rapido o addirittura il quel famoso tasto cecchino, vi basterà creare una nuova macro, eh, mettiamo z, chiamiamola così, diamo chiamiamo invio ed ecco che vi viene richiesto come volete che sia la vostra macro, cioè ripeti mentre tieni premuto, in questo caso diciamo che se fosse il fuoco rapido si attiva questa e lui quando tu tieni premuto spara velocemente in sequenza, eh, qua si attiva la Vedete, vi scrive la tua macro andrà in loop ininterrottamente fino a quando la disattiverai di nuovo. Questa è un po' la funzione turbo. Questa è sempre un'altra modalità: premi per riprodurre la macro, tieni premuto per ripetere la sezione. Tenendo premuto sono tutti tipi. Questa cosa qua vi agevola molto, 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 soprattutto nei giochi FPS. Ragazzi, adesso praticamente questo video è terminato io cosa posso dirvi innanzitutto spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia chiarito un po le idee vi ricordo che è completamente compatibile al 100% con la Chronoszen che se volete acquistarlo vi lascerò il link in descrizione se lo acquistate da quel link supporterete il mio canale e vi ricordo di stare sintonizzati per un altro video sto preparando qualcosa per The Division 2 ma stavo anche valutando sti giorni qualche arma Perché sti giorni vi dico che ho provato il Fall E il Fall c'ha sempre il suo perché porteremo magari un video per il Fall Il video è giunto al termine Vi saluto a tutti e vi ringrazio Anzi, ho dimenticato Volevo ringraziare Ciro Perché ha fatto una donazione sul canale e è stata veramente apprezzata, lo ringrazio infinitamente. Detto questo, ci vediamo alla prossima.